Io sono Kulatunga, abito via Casiraghi, ho registrato 3 mesi fa, messo in strada, perché 3 figli minori, poi ho andato comune, buttato fuori, poi loro dicono aspetto, bando, quanto, quello, però non darò niente, non aiuto più, io ho detto aspettare Alberico, Guagnoli, anche sempre comune, pagare 1.000 euro, però problema 5 persone, 5 famiglie, 15 persone, un bagno, andare, un altro c'è cucina, 4-5 famiglie, sempre di gare, non puoi dormire per prendere 1.000 euro. Certo, ascolta caro, e tu da dove vieni? Da che paese vieni? Sri Lanka. E da quanti anni sei in Italia? 23 anni. 23 anni. Sì. Che lavoro fai? Aiuto cuoco. Aiuto cuoco. Sì. E a un certo punto non hai più potuto pagare l'affitto? Era sì. Troppo alto? Sì, perché io prendere 1.200, così totale vengono 1.500, 1.600. Certo, e l'affitto era diventato di? 1.000. Sì. E quindi non hai più potuto pagare? No. E hai avuto lo sfratto? Sì. 3 mesi fa? Sì. C'è stata la polizia? Sì, sì. Sì. La polizia ha detto questo, buttato fuori, ha detto vai comune, comune chiuso porta. Ah, e quel giorno dove siete andati a dormire, quella dormire, sera? Ho dormito a casa di un amico, e poi solo una notte, no? E dopo? Poi, dopo è andato in albergo, pagare 80 euro al giorno, è stato così un mese. Un mese, sì. Pagando 80 euro 80 al giorno. 80 euro al mese, al giorno. Mm-hmm. E poi è venuto qua, ha portato un italiano, conoscono una signora, ha portato qua. È entrato lì, pagato 1.000 euro, è entrato. E adesso stai pagando 1.000 euro al mese? Sì. Come fate a vivere con 500 euro al mese? Il problema è quello. Certo. Il problema è quello. Anche io ho detto adesso avvocato, il problema è quello. Loro hanno bisogno di 1.000 euro, loro c'è tu non dare soldi, buttare fuori, no? E quanto è grande l'appartamento dove siete adesso? Un'istanza così. Per 1.000 euro al mese? Sì. Con il contratto? Senza contratto, senza niente, solo iscritto folio, ce l'hai per me, folio. Qui a Sesto San Giovanni? Sì. 1.000 euro al mese per un piccolo appartamento? Sì, ce l'hai anche tutto qua, ti aiuta tutto, fai foto, manda lì. Quanti anni hanno i tuoi figli? Uno 7 anni, uno 10 anni, uno 15 anni. Loro hanno capito quello che è successo? Sì, ha detto un po' grande. Capito. Cosa dicono i tuoi bimbi? Loro sono dicono... tristi o sono arrabbiati? Sì, tristi, no? Perché non puoi andare in bagno, bagno che io ando in primo piano, andare sotto piano, bagno che l'hai giù, anche casino, o in fila, tutto quanto c'è fila, no? Il tuo lavoro è in regola? Sì, tutto in regola. Almeno quello? Sì, almeno quello, perché anche io dicono per comune quello, no? Perché dai qualcosa aiutano, no? Io va bene quello per anziani, qualcuno, non hai andare al lavoro, noi presto lavoro, scuola, tutto quanto, no? Non aspettare fine, no? Ascolta, adesso c'è la speranza di avere un appartamento del comune? Sì, messo, anche questo hanno messo bando, perché loro hanno detto sì, aspetta. Io 15 anni fa, messo domanda. Dai, grazie. Prego. Coraggio.